Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi parliamo di come proteggere i nostri capelli in estate. Vi do intanto il benvenuto a casa mia in Sicilia. È da qualche giorno che sono arrivata, come sapete, mi sono dovuta fermare un po' da YouTube per questioni di tipo tecnico, ma adesso abbiamo trovato una soluzione, quindi spero e credo che riusciremo a continuare il nostro percorso senza ulteriori interruzioni. Allora, oggi vi parlo appunto di come proteggere i capelli in estate e di cosa faccio io all'interno appunto della stagione estiva. Come sapete, ho una lunghezza abbastanza considerevole, ormai siamo vicino ai 130 centimetri, che sono l'obiettivo che mi sono prefissata di raggiungere. Entro l'anno mancano ormai pochissimi centimetri, li ho misurati di recente e l'ultima volta che li ho misurati, lo scorso mese, erano 125, quindi mancano più o meno 5 centimetri, non so ancora, non ho la misura aggiornata al mese di luglio, però insomma siamo in dirittura di arrivo. Quindi i miei capelli, essendo molto lunghi, sono anche abbastanza vecchietti, nel senso che, come sapete, ovviamente il capello più allunga, più raggiunge delle misure importanti e più ovviamente il suo tempo, diciamo, aumenta, la sua età aumenta. Quindi, non essendo un tessuto che si rigenera e che non ha quindi proprietà rigeneranti autonome, ovviamente subisce tutto ciò cui viene sottoposto. Quindi deve essere costantemente sottoposto a delle cure che mirano a mantenerlo e a salvaguardarlo. Allora, io ho stilato una piccola lista di consigli e accorgimenti che in primis io metto in pratica durante la stagione estiva. Come sappiamo, la stagione estiva è particolarmente delicata da un punto di vista della cura del capello, perché ci sono dei fattori che vanno a interagire con i nostri capelli in modo abbastanza importante. Anche l'inverno, ovviamente, ha i suoi contro per quanto riguarda appunto il mantenimento della lunghezza e del capello sano, però in estate noi siamo più esposti a questi agenti perché tendiamo ad uscire di più, perché tendiamo ad esporci per molte ore al sole quando ad esempio andiamo in spiaggia. Quindi ci sottoponiamo in modo più costante a questi agenti che poi vanno a rovinare i nostri capelli e fondamentalmente sono l'esposizione al sole che durante l'estate è prolungata, sia perché comunque il sole sosta per tutto il giorno per più tempo rispetto all'inverno, e sia perché comunque ha un'intensità diversa rispetto ai mesi invernali. Il calore generico dell'atmosfera e anche poi le componenti che stanno all'interno dell'acqua, quindi della salsedine all'interno appunto dell'acqua del mare, e il cloro che si trova appunto nelle piscine come agente disinfettante che va comunque a interagire anche con la nostra pelle e con i nostri capelli. Quindi dobbiamo proteggerci fondamentalmente da questi tre fattori. Ho diviso questa lista in due macro aree. L'area che si occupa appunto, in cui vi spiegherò, ci saranno dei consigli che sono diretti alla cute, e consigli che sono diretti proprio al mantenimento della lunghezza. Perché ho fatto questa divisione? Perché molto spesso in estate si pensa che l'unica parte che è intaccata e che subisce tutti questi cambiamenti climatici e trattamenti è il capello, quindi diciamo tutta la lunghezza che è intaccata e che quindi deve essere salvaguardata in modo ossessivo quasi. Invece molto spesso è anche la cute che soffre la stagione estiva. Quindi io ho pensato di dividere appunto la protezione in due fasce che ovviamente vanno poi alternate all'interno poi della cura estiva. Allora, quello che dobbiamo fare per quanto riguarda in primis la cute è innanzitutto di evitare
shampoo frequenti e non necessari. Quello che ho detto anche in un video precedente della caduta stagionale che vi lascio qui sopra da qualche parte nella schedina in alto, così se lo avete perso potete tranquillamente recuperarlo, e anche giù nell'info box trovate tutti i link agli argomenti di questo video. E come dicevo, appunto, l'estate è un periodo particolare per i nostri capelli, perché i nostri capelli vengono sottoposti a tutta una serie di cambiamenti che sono diversi da quelli cui vengono sottoposti durante l'anno, perché si ritrovano ad essere esposti a temperature maggiori, si ritrovano a diciamo così, confrontarsi con l'umidità dell'aria, con l'umidità che si può creare a livello della cute quando, ad esempio, non asciughiamo bene i nostri capelli. Si possono irritare perché magari li laviamo troppo spesso, li maneggiamo molto, magari abbiamo sempre le mani tra i capelli, perché sudano, perché li leghiamo, quindi ci sono varie manipolazioni che la nostra cute appunto subisce anche dalle mani stesse, dalla manipolazione del capello. Quindi innanzitutto evitiamo degli shampoo frequenti e soprattutto non facciamo lo shampoo quando non è necessario. Ad esempio, io ho la fortuna di vivere in Sicilia e ho la fortuna di vivere in un paesino che sta sul mare. I miei nonni hanno una casa proprio che sta praticamente sulla spiaggia, quindi io ho la fortuna di poter godere appunto della spiaggia e del mare durante tutta l'estate, volendo anche tutto l'anno. Però durante l'estate comunque non ho la necessità di ricorrere ad esempio alla piscina, perché ho il mare sotto casa. Io ho la fortuna ovviamente di avere sotto casa una spiaggia e un mare pulito, dove non ci sono non c'è l'acqua sporca, non ci sono detriti, non ci sono sostanze all'interno dell'acqua che possono comunque andare ad interagire col mio organismo. Quindi sono sicura che quando mi immergo, perché ragazze, io faccio il bagno con tutti i miei chilometri di capelli, non me ne frega niente. Io adoro fare la sirenetta. So che l'acqua è pulita e che quindi i miei capelli comunque non si sporcheranno, o comunque non si depositeranno sui miei capelli delle sostanze pericolose, delle sostanze che possono andare a sporcarli. E comunque è un'acqua che subisce diverse correnti, quindi non ristagna all'interno della zona marina, ecco. Io sono sicura che quando mi immergo e quando poi fuoriesco dall'acqua so che i miei capelli non si sono sporcati, quindi posso permettermi di non fare lo shampoo dopo averli lavati, scusatemi, dopo essermi fatta il bagno. Quello che vado a fare semplicemente è andare a sciacquare abbondantemente i capelli con acqua dolce quando vado poi a fare la doccia. Dopo aver fatto questo risciacquo abbondante con acqua dolce, vado a fare il mio immancabile risciacquo acido con acqua fredda o fresca e limone, oppure aceto di vino bianco o aceto di mele, a seconda della disponibilità che ho in casa. Quindi vado a concludere sempre, anche se non utilizzo lo shampoo, con il risciacquo acido, in modo tale da ristabilire il pH acido del mio capello, andare a richiudere le cuticole e quindi non far subire dei danni ai capelli. Quindi mi raccomando, fate lo shampoo solo quando effettivamente è necessario o quando effettivamente vedete che vi confrontate con una situazione che può sporcare i vostri capelli. Ecco, volevo precisare questa cosa, perché dipende ovviamente dalle situazioni. Io parlo per estremi, ma ovviamente non posso conoscere le situazioni di tutti voi. Allo stesso modo, vi consiglio di evitare che il capello non sia asciugato bene. Asciugo sempre i capelli all'aria d'estate, perché è veramente molto impegnativo asciugarli anche con un colpo velocissimo di phon, che di solito d'inverno faccio, perché io tendo sempre ad asciugare bene la radice e poi magari lascio le lunghezze umide d'inverno perché non mi dà particolarmente fastidio. D'estate cerco sempre di asciugare i capelli al sole e di assicurarmi che almeno la zona della cute della radice sia asciutta prima di andare a dormire, prima di legarli, prima di qualsiasi cosa. In questo modo eviterò che
l'acqua che è rimasta stagnante sulla cute, quell'umidino che voi percepite quando ad esempio affondate le dita all'interno del capello, magari ristagnando si potrebbe creare una sorta di cappa umida che va così ad incrementare la proliferazione batterica, e questo si crea poi anche in combinazione col sudore, perché d'estate comunque tendenzialmente sudiamo di più. Quindi questa cappa di umidità che si forma con l'acqua che non si è asciugata e poi unita al sudore della cute, fisiologico ovviamente, potrebbe, ecco, dare una mano alla proliferazione batterica e quindi creare delle irritazioni poi fastidiose, dei pruriti, della forfora in cute. E quindi, ecco, per evitare, ecco, cercate di assicurarvi un'asciugatura quanto più possibile efficace, ecco, che almeno non vada, ecco, ad appesantire poi il lavoro che si crea in cute. Terzo consiglio: fate degli impacchi con le erbe ayurvediche. Non vi consiglio l'henné perché potrebbe scaricare, che è quello che succede a me. Io non lo faccio d'estate l'henné, cerco di farlo sempre nei mesi precedenti e poi lo riprendo nei mesi successivi alla stagione estiva. Quindi adesso io ho fatto l'henné a giugno e non lo faccio da un mese adesso e non lo farò né per questo mese né per agosto, quindi lo riprenderò a settembre quando riprenderà appunto la stagione universitaria e quindi io tornerò a studiare in Puglia e quindi non avrò più contatti con il mare. A quel punto allora riprenderò e farò un lavoro di ennate costanti. Però per la stagione estiva io non lo faccio perché personalmente a me scarica molto l'ennè, che vedo che con degli impacchi idratanti, ad esempio utilizzando la catira che sto utilizzando in questi giorni, che mi trovo benissimo, o utilizzando anche i semi di lino e con il meti anche, mi capita che già l'ennè scarichi molto. Poi magari vorrei evitare che scarichi anche a mare, quindi cerco di non utilizzarlo. Invece fate degli impacchi con le erbe ayurvediche, soprattutto in cute. Ecco, io gli impacchi con le erbe ayurvediche, quindi con amla, con sidr, con tutte le erbe, diciamo, mediche, faccio soltanto la zona della cute, dello scalpo. Perché? Perché le mie lunghezze si seccano, quindi sulle lunghezze mi concentro con altri tipi di trattamento, mentre gli impacchi con le erbe ayurvediche ormai da qualche anno che invece lo concentro solo nella zona della cute e al massimo posso estenderlo arrivando alla zona delle orecchie, quindi la zona nuova della mia chioma, non vado più in là. E vi consiglio di incrementare gli impacchi con le erbe appunto per favorirvi una costanza, un aiuto costante. Quindi, ad esempio, impacchi con erbe rinforzanti, con erbe anticaduta, con erbe che vanno un po' a rivestire il vostro capello, come ad esempio l'henné neutro che non ha potere tintorio. Tutte queste erbette che vanno a dare un aiuto al capello e che quindi lo rinforzano via via durante la stagione estiva. Magari fateli a cadenza una volta ogni 15 giorni o una volta ogni 20 giorni. Ecco, io mi regolo in questo modo: una volta ogni 2 settimane faccio un impacco con le erbe, a seconda di quello che ho disponibile, a seconda delle mie necessità. Quarto consiglio: fate dei massaggi allo scalpo con delle sostanze follicolostimolanti. Utilizzate degli oli follicolostimolanti se non soffrite di cute grassa, quindi utilizzate magari l'olio di cocco con una goccettina minuscola di olio di ricino. E potete invece utilizzare il gel di fieno greco, il Meti, se soffrite di cute grassa, come nel mio caso. Io infatti cerco di utilizzare il Meti sia all'interno dello shampoo, sia anche durante il range tra uno shampoo e l'altro, facendo dei massaggi in cute. Tanto comunque andando al mare, il Meti non sosterrà durante tutta la mia settimana, quindi comunque avrò un risciacquo, il capello sarà sempre un po' pulito, nel senso che se io ad esempio faccio lo shampoo oggi, domani faccio il massaggio con il Meti, l'indomani vado a fare un bagno al mare, quindi poi risciacquerò con l'acqua dolce, farò il mio risciacquo acido e il capello sarà
pulito, quindi il meti che ho messo ad esempio il giorno prima e che è stato che ha sostato sulla cute, l'ho già rimosso, quindi il mio capello sarà pronto per un'altra applicazione. In questo caso le applicazioni di meti non si andranno a sommare, anche se comunque con una breve spazzolata tendenzialmente si elimina. E io faccio così, cerco insomma di mantenere i follicoli attivi in modo tale che non si indeboliscano e se magari dovessero accusare qualche colpo, almeno hanno un aiuto costante, sia con gli impacchi, appunto come dicevo prima, sia anche con le sostanze follicolostimolanti. Fate degli impacchi con il gel d'aloe in cute per lenire la cute da eventuali irritazioni, forfora, arrossamenti che magari si possono creare con il calore, con l'esposizione al sole. Io, ad esempio, ho la fortuna di avere qua a casa dei miei genitori delle piante di aloe, abbastanza carnose, diciamo che hanno delle foglie abbastanza importanti. Magari vi farò anche un video, visto che ho la fortuna di averle qui. Io preparo questi ciotoloni di gel d'aloe e vado ad applicarla in cute. Quindi, ad esempio, divido la sezione, la cute in sezioni e vado a massaggiare questo gel sulla cute. In questo modo la cute rimarrà sempre non alterata, magari si può alterare magari con del calore, con il sudore eccessivo, si possono creare dei piccoli pruriti magari in cute, quindi per evitare che la cute subisca, ecco, questi fastidi, vado a fare degli impacchi o dei massaggi direttamente sullo scalpo all'occorrenza, non ho una cadenza prestabilita, quindi quando magari vedo che so che devo espormi magari al sole o so che magari ritorno dal mare. Quando magari vado a lavare i capelli, vado a sciacquarli, magari approfitto anche per fare un impacco dopo il lavaggio. Tanto comunque il gel si elimina facilmente, non è un problema se rimane sulla cute, tanto comunque io ogni giorno sono al mare, quindi i capelli vengono sciacquati costantemente. Ultimo, ma non per importanza, per proteggere la nostra cute, è utilizzare cappelli o foulard. Allora, io devo ammetterlo, purtroppo mi tocca, io non sono una grande fan né di cappello né di foulard. E qua voi direte: ma come? Sì, lo so, è una cosa che purtroppo non riesco ad indossare, ma è una cosa mia personale, perché a me sugli altri piace tantissimo il cappello, ad esempio, infatti ho guardato su Amazon in questo periodo qualche cappello carino e ho visto che ci sono. Non lo so, non mi piace indossare qualcosa sulla testa. A me piace avere la testa libera, quindi piuttosto magari cerco di proteggere i miei capelli in altri modi, magari evitando di espormi al sole, magari piuttosto mi porto l'ombrellone in spiaggia, piuttosto di non mettere il cappello. Vi consiglio di utilizzare un mezzo di protezione di tipo meccanico, oltre ad altri trattamenti di cui vi parlo in questo video, perché comunque il fattore di protezione che ha il cappello o il foulard è molto elevato, quindi questo vi consente di proteggere i vostri capelli e non soltanto, ma proteggervi anche da un'insolazione magari in modo più efficace. Quindi ecco la combo tra cappello, foulard e trattamenti di tipo protettivo è magica, quindi ecco. Se voi siete delle persone che ci tenete, insomma, alla vostra salute e ai vostri capelli, usate il cappello e il foulard, oppure uno dei due, ecco, vedete voi, insomma, in base ai vostri gusti. Io mi premurerò di procurarmi un bel cappello con un bel ventaglio ampio. E sicuramente provvederò entro quest'estate, perché comunque l'idea del cappello mi piace, è che non sono abituata a vedermi, ecco, mi sembra ancora una cosa che non riconosco mia, però penso di abituarmici, di potermici abituare. Invece il foulard non mi piace proprio su di me, non mi ci vedo proprio. Magari anche il cappello, magari è proprio magari il modello, la grandezza. Forse devo trovare il cappello che fa per me. Allora, per quanto riguarda le lunghezze, invece, la prima cosa da fare è incrementate gli impacchi idratanti, perché voi dovete considerare che durante l'estate, essendoci una temperatura elevata, quindi c'è molto calore rispetto appunto agli altri mesi, il calore tende a estrapolare, a tirare fuori l'acqua dai fusti. Come sapete bene, il calore sia utilizzato con mezzi di calore, quindi piastre, fona, ricciacapelli, sia anche il calore naturale del sole, soprattutto quando ci esponiamo, ad esempio, in spiaggia o in piscina, che ci mettiamo lì, facciamo
i lucertoloni, io sento di persone che stanno 8 ore sotto il sole, ma come fate? Mi sento male. Incrementate gli impacchi idratanti. Questo favorirà appunto un ripristino dell'acqua all'interno dei vostri fusti ed eviterà appunto che i fusti si secchino e diventino particolarmente aridi. Quindi in questo modo andate a riempire il vostro serbatoio di idratazione. Fate anche degli impacchi oleosi per andare a ripristinare sia il film idrolipidico, sia anche per mantenere gli impacchi idratanti per più tempo, quindi per mantenere i capelli più gommosi, più lisci, più compatti ed evitare che appunto il film idrolipidico, che tendenzialmente poi in estate un pochettino si logora a causa appunto dei fattori corrosivi, sia dell'eccessivo calore, sia del sole, della salsedine e del cloro, vada a rimanere, ecco, in uno stato danneggiato. Quindi andate sempre a utilizzare gli impacchi oleosi per evitare appunto che i vostri capelli rimangano scoperti, da questa protezione, ecco, molto importante. Durante l'estate, ovviamente, prediligete dei raccolti o delle trecce. Io tengo i capelli, non dico sempre legati, ma quasi sempre, li sciolgo soltanto magari quando so che devo uscire la sera, quando appunto so che non devo esporli al sole, tranne quando faccio il bagno. Quando faccio il bagno io li sciolgo, faccio il bagno a capelli sciolti e poi magari li tiro su nuovamente con un bagno, perché a me fare il bagno con i capelli legati o con una treccia non mi dà soddisfazione, io devo essere proprio libera. Intrecciateli, sperimentate delle nuove acconciature, sperimentate dei nuovi bun con degli stick magari diversi, con delle forcione che io utilizzo. Vi lascio sopra il video in cui vi spiego appunto come utilizzo queste forcione, ma trovate anche un video sulla mia pagina Instagram, quindi seguitemi lì. Io adoro queste forcione perché sono veramente super comode, invece con gli stick non ho manualità, non riesco. Sono veramente incapace. E quindi approfittate magari di questa stagione estiva che non vi permette in modo sereno di tenere i capelli sciolti, soprattutto se li avete molto lunghi, per sperimentare. In questo modo andate a proteggere i vostri capelli e al contempo sperimentate delle nuove acconciature e dei nuovi raccolti. Mi raccomando, prima di esporvi al sole, utilizzate sempre un olio che vi aiuta un po' a proteggerli, soprattutto l'olio di cocco, perché ha un leggero fattore solare, di protezione solare, un po' come quando mettiamo la crema solare prima di andare al mare, prima di esporci al sole. L'olio di cocco mi pare che abbia un fattore di protezione solare del 4-5%, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Funge un po' da protettore. Ecco, quando vi esponete al sole e alla salsedine o al cloro. Magari fate una sorta di leave-in importante, ovviamente senza eccedere, altrimenti i vostri capelli resteranno affastellati, resteranno unti, però ecco, abbondate leggermente, magari con qualche goccina in più, quando sapete che dovete esporvi al sole, quando sapete che dovete fare il bagno al mare o quando andate in piscina. In questo modo i vostri capelli rimarranno racchiusi in questa sorta di piccola corazza, che comunque farà la sua parte e vi aiuterà un po' a proteggere i vostri capelli. Ovviamente evitate di asciugare i vostri capelli con phon, piastre o arricciacapelli, sia perché comunque c'è un caldo assurdo che già solo quando vedo il phon io scappo, arrivo a Timbuktu talmente, piuttosto magari state all'aria aperta, al vento, fate in modo che anche il sole sosti un po' sul capello per favorire appunto l'asciugatura e amate i vostri capelli perché non piastrateli, non passate il ferro, approfittate di questa stagione estiva che alla fine sono 2 o 3 mesi dell'anno per farli riposare, apprezzare le vostre curve del capello, apprezzare le vostre onde. E vi faccio vedere che vi abituerete anche alla natura dei vostri capelli e magari riuscirete anche ad amarli così per come sono. Poi, come ho detto prima, sciacquate abbondantemente con acqua dolce
i capelli dopo aver fatto il bagno al mare, aver fatto il bagno in piscina, quindi dopo che sono stati sottoposti al cloro o alla salsedine, e poi fate sempre il risciacquo acido. Se fate lo shampoo o anche se li risciacquate semplicemente con acqua dolce, l'importante è che ogni lavaggio, ogni risciacquo, ogni trattamento venga sempre concluso con il risciacquo acido. In questo modo andrete, appunto, come dicevo prima all'inizio del video, ripristinare il pH naturale del capello e a richiudere tutte le cuticole. In questo modo l'idratazione che avete apportato rimarrà all'interno dei fusti, e poi voi andrete a fare un leave-in dopo aver concluso appunto tutti i trattamenti e l'asciugatura, e andrete a sigillare l'idratazione che avete apportato all'interno dei capelli con gli impacchi idratanti, e andrete a sigillare appunto quest'acqua all'interno, e andrete anche a compattare ulteriormente le cuticole che sono state richiuse con il risciacquo acido. Potete anche fare il doppio leave-in, che io faccio soprattutto in estate rispetto all'inverno. Faccio prima un leave-in idratante. Di solito, se ho disponibile l'aloe vera, come in questo caso che sono a casa mia in Sicilia, faccio un primo leave-in di aloe vera, quindi un leave-in idratante, e poi a capelli umidi faccio un leave-in con gli oli. Posso utilizzare un mix con olio di cocco, con olio di karité, burro di karité, scusatemi, o con il burro di avocado che ho acquistato recentemente su Zen Store. Anzi, vi lascio il video qui sopra se ve lo siete perso, dello spacchettamento. E sto utilizzando anche l'olio di il burro, mannaggia, il burro di avocado sulle labbra, come vi ho detto anche nel video dello spacchettamento, perché io soffro di questa ossessione che mi porta a spellarmi le labbra. E devo dire la verità, io sono rimasta sorpresa dalla capacità rigenerativa che hanno avuto le mie labbra da quando utilizzo questo burro di avocado, e lo utilizzo da circa 15 giorni più o meno. Si sono riprese subito. Sono bastate due applicazioni di questo burro di avocado per ripristinare proprio la mia pelle delle labbra. Quindi, vabbè, piccola parentesi, però per dirvi che veramente mi sto trovando benissimo. E vi dicevo, fate un primo leave-in idratante, poi andate a sigillare appunto l'idratazione. In questo modo apporterete un'idratazione forzata all'interno dei fusti, quindi in questo modo vi assicurate proprio una protezione totale. Poi ovviamente utilizzate il cappello e il foulard, e quindi siete praticamente a posto. Io mi rendo conto che ho parlato tantissimo, però come al solito ormai voi mi conoscete, quindi chi mi segue assiduamente e con affetto anche su Instagram lo sa, io sono sempre prolissa, io parlo sempre tantissimo, ma io veramente ci tengo tanto 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 a spiegarvi le cose in modo preciso, così voi non avete dubbi. Io sono sicura che quando vedete un mio video, o quando magari leggete un mio messaggio o un post, avete le cose chiare, senza che vi confondete. Magari avete dei dubbi sull'utilizzo di qualcosa, magari non riuscite a spiegarvi. Ecco, io ci tengo veramente che voi siate autonomi. Spero che apprezziate questa mia eccessiva parlantina, però ecco, ci tengo tanto. Allora, niente, adesso io penso di avervi detto tutto. Se avete ovviamente delle domande, scrivetemi giù un commentino, io sarò felicissima di rispondervi. Io vi auguro fino al prossimo video, ovviamente, una buona estate, un buon bagno al mare, in piscina, o un buon proseguimento delle vostre vacanze, e noi ci vediamo al prossimo video.